Neoluca Orlando esporta il modello Palermo alle prossime regionali e annuncia la lista dei territori. I dettagli. Il primo ad applicare concretamente il modello Palermo, che ha favorito la vittoria di Neoluca Orlando a Palermo, è lo stesso Neoluca Orlando. Il professore annuncia la presentazione della lista dei territori alle prossime elezioni regionali del 5 novembre. E il sindaco della capitale italiana della cultura 2018 ha già tracciato i confini entro cui sì e fuori no. Si tratta di una regolamentazione rigida e la misura esatta del piede su cui il centro-sinistra dovrà confezionare la scarpa, severamente su misura. E sulla tavola dei comandamenti di Orlando è scritto innanzitutto stop al potere politico di Confindustria e poi stop, con una inversione di marcia a U, al governo Crocetta, che Neoluca Orlando ritiene da 2 anni concluso. E poi ancora più in particolare, l'avvocato Orlando spiega così la lista dei territori. No ad atteggiamenti e pratiche annacatorie, da calamità istituzionale. Bisogna ripartire dai territori con il civismo politico, alternativo a movimenti tanto ribelli quanto inconcludenti e incapaci di amministrare. No alle alchimie politichesi, sì ai problemi reali da affrontare, come ogni giorno nei territori affrontano amministratori e sindaci. Stop alla soffocante e improprio ruolo politico di governo da parte di un mondo cosiddetto confindustriale siciliano, che si ostina a volere comandare, certamente impropriamente e troppo spesso illegalmente, e che è stato sconfitto anche alle scorse amministrative a Palermo. È da mitigare la speciale autonomia siciliana, non essendo più tollerabili arbitri gestionali, inconcludenze amministrative e confusioni legislative, come nei settori acqua, rifiuti, precariato e formazione professionale. In sintesi, milioni di siciliani non possono essere esclusi e sono stati sin qui esclusi dalla comunità nazionale ed europea e dai loro processi di riforma e flussi finanziari a causa di uno statuto speciale divenuto alibi per inattività e inadeguatezze, oltre che privilegio e fonte di rendita parassitaria per pochi e isolamento e mortificazione per tutti gli altri. Dunque, la pubblicità della gestione dell'acqua, considerato diritto inalienabile e non mercificabile da parte di intralazzisti, a volte mascherati da gruppi finanziari, anche multinazionali. Dunque, un ciclo dei rifiuti basato su un piano regionale con impiantistica pubblica adeguata, che sottragga l'intero sistema a logiche ricattatorie e parassitarie di alcune realtà private oligopoliste e a volte per vasti territori anche monopoliste. Dunque, cultura e pratica dell'innovazione, del rispetto ambientale e dell'accoglienza, secondo il diritto internazionale della mobilità. Quindi, la lista dei territori nasce dai territori mortificati in questi anni e si sviluppa attorno ad un programma chiaro, privo di ambiguità e pretestuosi rinvii, ricapitolando e concludendo. Più di autostima. Noi non apprezziamo le bellezze che abbiamo problemi, lo so.